Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo nuovamente con il dottor Enzo Sica, medico di medicina generale, per aggiornare i cittadini su che punto è la situazione del centro hub vaccinale nella città di Capaccio Pestum. Ben trovato, dottore. Buongiorno, buongiorno a voi e sempre complimenti per la vostra attenzione per queste tematiche sanitarie. Mi siete di aiuto davvero, ecco, perché in effetti la necessità di comunicare in questi momenti è grandiosa da parte nostra. Abbiamo difficoltà e voi ci date una mano, grazie per quello che fate. Allora, come grazie a lei innanzitutto per la disponibilità e per ovviamente le informazioni che fornisce ai telespettatori di Cilento Channel. A che punto è allora il lavoro di squadra che si sta svolgendo nella città dei tempi per quanto riguarda le vaccinazioni e quindi il punto vaccinale messo a disposizione appunto dall'ente comunale presso la palestra? È tutto pronto, insomma, però a quanto pare manca la materia prima, quindi vaccini, dottore. Stiamo andando in guerra senza le armi, purtroppo, e questa è l'impressione che abbiamo. Però i soldati ci sono, nel senso che noi abbiamo dato disponibilità davvero. Siamo 19 colleghi di tutta la FT di Capaccio, ci sono altri due vaccinatori della protezione civile che sono attualmente in azione. Di fatto è iniziata la vaccinazione degli ultraottantenni, che credo che sia intorno al 70-80% delle persone da vaccinare. Il nostro è un territorio che si estende anche ai comuni limitrofi di Trentinale, Giungano, Monteforte, Albanella. Questi sono i comuni che fanno capo alla FT. Il comune ha fatto tutto il suo dovere, nel senso che ha reso disponibile la palestra, ha reso disponibile gli allestimenti all'interno della palestra. Ci sono ben 10 punti vaccinali pronti per essere attivi, perché ovviamente ci aspettano popolazioni di 30.000 abitanti. Se sono doppie le dosi, speriamo che arrivi il Johnson, che ha una dose singola, ma se sono tutte doppie dosi ci sono 60.000 vaccini da fare. Quindi è un lavoro che ci aspetta da compiere. Ecco perché noi medici della FT abbiamo dato la nostra disponibilità al nostro coordinatore, il dottore Bruno, attraverso di lui, ma insomma tutti insieme abbiamo dato una grossa disponibilità. Attualmente stanno però vaccinando ancora soltanto due medici, perché il numero di vaccini che arriva è esiguo. A me, ecco, per farvi capire i numeri, è stata data la disponibilità di effettuare 5 vaccinazioni a pazienti non deambulanti, cioè a casa. Questi numeri si commentano da solo, ma spero che col Pfizer che è arrivato ieri, stanotte, con Johnson che sta per arrivare, con Moderna pare che ci sia ancora qualche dose, AstraZeneca, sapete di cosa insomma si discute in questi giorni in Italia, dico in Europa, c'è una grande difficoltà anche da parte di noi operatori a veramente tranquillizzare chi deve fare questo vaccino, però voglio dire, un po' di tranquillità in più l'EMA ce l'ha dato, perché ci ha fatto capire che gli effetti collaterali sono veramente esigui, bisognerà ovviamente prestare una particolare attenzione a coloro che hanno problematiche di natura trombotica. Allora io dico a tutti, ecco, il messaggio che volevo lasciare oggi. Noi siamo pronti, le polemiche che sono state fatte sulla disponibilità della medicina in generale, sulla paga, io vi dico non esistono, perché noi abbiamo la disponibilità anche gratuitamente di fare questi vaccini, quindi siamo pronti ad effettuarli, le strutture sono pronte, ci sono. Speriamo che arrivino i vaccini, perché le persone sono anche molto più sensibili rispetto al passato. Io ho dovuto convincere qualcuno ad effettuarla. E vi do una buona notizia, i fragili qui a Capaccio sono stati convocati per lunedì, quindi da lunedì in poi incominciano la convocazione per quei fragili che noi abbiamo segnalati come medici. Si verificano in qualche caso delle situazioni nelle quali coloro che sono attivi al vaccino, che purtroppo non corrispondono ancora con i medici di medicina generale. I vaccinatori sono dei medici che praticamente in questo momento sono stati selezionati dalla protezione civile. Non conoscendo i pazienti, le persone che vanno a vaccinarsi, e andando a sviscerare la storia clinica di questi pazienti, si verificano delle condizioni nelle quali questi pazienti purtroppo si vedono rimandati a casa. Allora io dico che questi episodi che accadono sono innanzitutto a tutela dei pazienti che potrebbero
effettuando una vaccinazione in condizioni di non perfetta rispondenza a quelle che sono le indicazioni del vaccino, potrebbero avere dei danni. Per cui questa mandata a casa non deve essere interpretata come un rifiuto alla vaccinazione o qualche altra cosa. Un medico che agisce in questo caso agisce sempre e comunque a tutela di chi deve essere vaccinato. Quali sono le condizioni? Se uno fa una dose alta di cortisone, se uno fa dell'immunosoppressore, ecco, dei farmaci che praticamente potrebbero interferire con l'efficacia del vaccino, queste persone non vengono mandate a casa perché gli si può far perdere il tempo, ma perché il vaccino potrebbe risultare non pericoloso ma inutile o addirittura inattivato da queste condizioni. Ecco perché noi stiamo dicendo fortemente che la presenza dei medici di medicina generale nei siti vaccinali può essere veramente di supporto, perché una situazione di questo genere con un medico che sa chi viene a vaccinarsi e che deve semmai sospendere o modificare il dosaggio di una determinata terapia, in questo caso non accade. Allora, cosa consiglio a tutti quanti coloro che stanno per essere vaccinati e che semmai assumono dei farmaci o delle terapie particolari? Chiamate il vostro medico di medicina generale una settimana prima, qualche giorno prima di andare a fare la vaccinazione, e consigliatevi con lui, soprattutto se si effettuano terapie, se si sa di essere in delle condizioni di terapie. Beh, fate un riscontro col medico di medicina generale che vi dirà se bisogna modificare o addirittura sospendere qualche terapia in corso, se invece la vostra situazione è del tutto tranquilla. Non sospendete nessuna terapia se però ovviamente non avete le indicazioni e il consiglio del medico di medicina generale. Però prima di arrivare così, ecco, alla vaccinazione all'ultimo minuto per poi vedersi rifiutato, ecco, fate questo passaggio, perché lo ritengo necessario.